Ambiente e infrastrutture verso uno sviluppo sostenibile è il tema al centro dell'incontro promosso a Benevento presso il Dipartimento d'EMA dell'Unisagno con il sottosegretario alle infrastrutture Umberto Del Basso De Caro. Confronto a più voci con esperti e studenti. Lo sviluppo non può prescindere dalle infrastrutture, certamente la sostenibilità non può prescindere dall'ambiente, questi sono i due corni del problema. E bisogna trovare un equilibrio, certamente è un'attività nella quale occorre molta consapevolezza. Un compito affidato alla conferenza dei servizi, fondamentale per creare la giusta sinergia con il territorio. Abbiamo casi clamorosi di contestazione come la variante di Valico, la vicenda TAV in Val di Susa ed ora la polemica TAP per gli uliveti di Melendugno in Puglia. Quindi è evidente che tutte le opere pubbliche devono essere il più possibile rispettose dell'ambiente e da questo naturalmente servono le conferenze dei servizi. Per la Napoli-Bari questa è la strada da seguire? Sì, assolutamente. Per la Napoli-Bari le conferenze dei servizi del primo e secondo lotto già si sono chiuse, tant'è che sono stati appaltati i lavori. Ora inizia la conferenza dei servizi per il terzo e quarto lotto. Il terzo lotto è interamente sannitico, è Frasso Telesino Vitulano. Il quarto lotto è un lotto campano e pugliese perché parte da Apice e arriva ad Orsara di Puglia passando per Grotta Minarda.